con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Si chiama ISABIC, ovvero ISA Business Incubation Center Turin, il nuovo centro con sede a Torino che supporterà la nascita e la crescita di nuove start-up italiane nel settore aerospaziale. Un importante risultato ottenuto da incubatore I3P, Politecnico di Torino e Fondazione Links, che hanno vinto la selezione dell'Agenzia Spaziale Europea. L'ESABIC torinese si affianca a quello già operativo in Lazio e sarà attivo per i prossimi 7 anni. L'obiettivo è dare impulso alla creazione di imprese nel settore della space economy. Presidente, I3P, Politecnico e Fondazione Link hanno vinto questa selezione per fondare questo nuovo centro rivolto alle start-up del settore aerospaziale. Che cosa farà il centro? Come avete vinto la selezione? Siamo ovviamente molto orgogliosi che il nostro dossier di candidatura sia stato valutato positivamente sia dall'Agenzia Spaziale Europea che dall'Agenzia Spaziale Italiana. Apriamo oggi il nostro centro, in particolare con una call per le start-up, che sarà una call aperta, durerà 5 anni, ma con dei momenti di selezione scadenziati su base trimestrale. Le start-up che selezioneremo operanti in tutti i settori connessi al mondo dello spazio, sia diciamo, nel settore upstream, chi fa tecnologie satellitari, ma anche settori downstream, cioè chi usa dati e infrastrutture spaziali per sviluppare nuovi servizi per i cittadini, per settori industriali molto diversi, dall'agricoltura all'energia al monitoraggio ambientale. Dicevo, le startup che verranno selezionate avranno accesso gratuitamente a numerosi servizi di consulenza tecnologica, di business, e riceveranno anche un contributo iniziale di 50.000 euro dato dalle agenzie spaziali italiana ed europea con un matching fund, un contributo anche di Regione Piemonte.